Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con curiosità sulla barba. Esatto, non ho niente da fare. E quindi vi porto queste cazzatine qui, che di sicuro vi piaceranno se vi interessa la barba. I peli della barba crescono da 0,2 a 0,3 mm ogni giorno e 9 cm all'anno. Quindi sì, 9 cm di barba sono tanti. Ogni uomo possiede dai 20.000 ai 25.000 peli della barba. Non so come li hanno contati, ma va bene. Una persona che si rade di solito nel corso della vita accumula circa 3,5 kg di barba. Se volete dimagrire, rasatevi. La struttura dei peli cambia da persona a persona, anche con minime differenze, quindi nessuno avrà mai la stessa barba. Un uomo medio passa circa 5 mesi della sua vita a radersi, perché ci vuole un po' se la barba colta. Il modello più diffuso all'antichità di rasoio si chiamava la navicula ed era lungo addirittura 11 centimetri ed era molto difficile da usare. Anche dal tempo, mettere la tua gola nelle mani di un estraneo con un rasoio in mano era un atto di fiducia. Il 55% degli uomini nel mondo porta la barba. Tu vedi una persona senza e la prossima sarà con la barba di scuro. Nell'arco di una vita, a un uomo spuntano in media 9 metri di barba. Questo è perché uno ovviamente si è messo a misurare tutti i peli che si è tagliato. Nell'antica Grecia la barba folta era segno di saggezza, forza e virilità. Come vedete che i saggi erano sempre rappresentati con la barba. Poi c'era Zeus e i più grandi condottieri. I baffi del norvegese Hans Langset, misurati subito dopo la morte nel 1927, arrivavano a 5 metri e 33. Ora sono conservati in un museo di Washington se volete andare a vederli. Ma come fai ad avere 5 metri di baffi? Sei tanto più largo che alto. Ma serviranno per equilibrio, tipo. Gli egiziani dovevano radersi per motivi religiosi, ma soprattutto per motivi igienici. Infatti trovate moltissimi rasoi che risalgono all'epoca egiziana. Mentre i faraoni però venivano sempre ritratti con barbe finte, perché non potevano tenere la barba per motivi igienici. L'uso del rasoio è stato introdotto nell'era macedone durante il regno di Alessandro Magno. Infatti era totalmente sbarbato, anche perché era giovanissimo quando è salito al trono e non poteva avere una barba come i persiani che doveva affrontare. E quindi l'imperatore ha vinto tutto, rasiamoci anche noi. I peli del viso crescono molto più velocemente di qualsiasi altro pelo sul corpo. Esatto. Anche di quei peli lì, del petto. Che stavate pensando? Eh? Ti vedo tu dietro lo schermo, so che stai pensando. Metti like. Grazie. L'arte della rasatura si chiama pogonotomia, dal greco pogon, che vuol dire barba, e temno, che vuol dire tagliare. Ed è antichissima. È praticata fin dalla preistoria con coltelli di selce e di ossidiana. Quindi se si rasavano gli uomini preistorici, vuol dire che era stravecchia sta arte. A Pechino moltissime botteghe da barbiere guidate da giovani ragazzi fighe, e cioè giovani ragazzi ragazze belle, sono in realtà una copertura per massaggiatrici illegali o prostitute. Cioè non che uno esce e non è soddisfatto, ma non mi hanno tagliato la barba, è questo che volevo. A Sparta i migliacchi venivano puniti perché dovevano tenere la barba solo da un lato e per essere riconosciuti anche a distanza. Gli egiziani non dovevano assolutamente radersi per motivi igienici, però nei 70 giorni in cui il faraone morto veniva mummificato non potevi raderti, dovevi tenere la barba. I romani invece proibivano la barba ai soldati per non offrire appigli ai nemici. Eh sì, va un po' male quando uno ti prende la barba e ti tira giù. A meno che tu non abbia la barba di Gandalf, non ti tirano giù. Si racconta che il primo barbiere di professione arrivò a Roma dalla Sicilia intorno al 300 a.C. Sarwan Singh, un insegnante canadese di 42 anni, è l'uomo con la barba più lunga del mondo. Ebbene, ha un pizzetto di 2,30 m. Anche se è curato, pettinato e curatissimo. Ma 2,30 m sono davvero tanti. Ma non ha mai la sensazione di inciampare sulla barba? Che ragazzi, le curiosità finiscono qui e non avevo nulla da fare, quindi stavo pensando, perché non li porto le curiosità sulla barba? No, davvero, non stavo pensando a questo. Cosa stavo pensando quando, non ci ho pensato, quando vi ho portato questa cosa? Fa niente. Ci vediamo al prossimo video e continuate a seguirci.
I'm sorry.